Una domanda per partire proprio dall'inizio e ti chiedo come ti sei appassionato al calcio e come mai la scelta di fare il portiere? Allora, io con mio fratello siamo 6 anni di differenza, no? Lui è più vecchio. Quando sono nato, lui era già giocava a pallone, no? Giocava a calcio a 5. Dalle mie prime dei miei primi ricordi ero sempre dentro di un campetto da calcio a 5, no? Per questo è stata una cosa anche naturale. Ero sempre lì a vederlo allenarsi e giocare. E con 4 anni, una volta lui è andato a giocare, e prima che giocasse lui c'era un'altra categoria dei ragazzini. E i due portierini che giocavano lì erano malati, non potevano venire. L'allenatore ha detto a mio papà: "Dai, metti lui lì, intanto lui è più grande dei ragazzini." Anche se io ero più piccolo, di età, allora mio papà mi ha messo in porta, mi ha fatto una righetta davanti alla dove doveva stare e ha detto: "Guarda, se la palla passa vicino a qui, prendila." E così è nata la passione per il calcio e dopo per la pa passione per essere portiere. Ho capito. E c'è un momento che ti ricordi in cui hai capito che saresti potuto diventare un portiere professionista, un calciatore professionista? Guarda, io mi ricordo che da molto giovane, ma veramente molto giovane, mi allenavo spesso alla prima squadra già. Tanto quando c'era un portiere infortunato della prima squadra, chiedevano al nostro allenatore portiere nel settore giovanile un portiere e mi mandavano sempre. Allora con 15-16 anni ero già ad allenarsi in prima squadra, mi allenavo anche bene e con 16 anni compiuti il Corinthians mi ha chiamato mio papà e abbiamo fatto il primo contratto professionista, no? Ti dico, non è che ho immaginato e speravo così presto diventare professionista. È stata una cosa che è capitata, però sai, una volta che inizi a stare in mezzo ai grandi, inizi a pensare, no? A sognare, diciamo così. Malapena sognato, ho firmato il mio primo contratto. E te lo ricordi il tuo esordio col Corinthians a livello emozionale? Che emozioni hai provato quando hai esordito in una piazza calda, in una tifoseria molto calda come quella del Corinthians? Allora, ti dico, per me sono stati due esordi, diciamo così. Uno, il primo come giocatore professionista con 18 anni, è stato in Cile contro Colo-Colo e 3 giorni, 4 giorni dopo a San Paolo, al Pacaembu, dove era il nostro stadio, no? Diciamo così, contro i dipendenti dell'Argentina. E mi ricordo che sta sono state due emozioni proprio diverse, no? Perché la prima partita all'estero con una squadra importante contro Colo-Colo, tutto ero proprio molto concentrato. Già a San Paolo, a Pacaembu, stadio mio, diciamo così, dove ho vissuto tante cose da ragazzino, settore giovanile, da più ragazzino ancora con mio fratello che andava lì a giocare. Quando sono entrato e c'era la tifoseria e hanno cantato il mio nome alla stessa maniera che cantavano del mio fratello, io sono rimasto con la pelle d'oca, non lo so, per 5 minuti. Veramente, la tifoseria del Corinthians è unica. Qui in Brasile, secondo me, è la migliore. Ci credo, ci credo. Poi il calcio in Brasile è molto sentito, è molto passione, come in Italia. E infatti ti volevo chiedere, che differenza c'è, o comunque hai provato, se c'è differenza tra giocare in Brasile e giocare in Europa o in Italia? C'è differenza oppure il livello di passione, il livello di tifo è sempre quello? Allora, io ti dico che la maniera che l'italiano vive il calcio è diversa dal brasiliano, diciamo così. Io ti dico, il Brasile gioca di fine settimana, diciamo così, chi perde soffre lo sfottò, giorno dopo, vita che segue, diciamo così, è tutto a posto. Già in Italia no, secondo me, da quello che ho vissuto in tante piazze che ho giocato,
Se giocavamo male nella domenica, i tifosi veri, quelli veri, passavano tutta la settimana triste, no? Con la testa bassa, carico per la prossima settimana e così via, no? E ti dico, così, secondo me si vive più appassionatamente il calcio in Italia che in Brasile. In Brasile c'è il momentaneo lì della partita. 2 o 3 ore dopo non è tutta la settimana. Già in Italia si sente molto di più il calcio, secondo me. Se poi tu a maggior ragione che hai giocato in piazze molto calde, Juventus, Genoa, quindi con i derby cittadini sai bene. E insomma, il Corinthians hai iniziato proprio da giovanissimo, come dicevi, e avevi come compagno portiere Nelson Dida. Ti ha aiutato avere una figura così, un portiere di quel livello nel tuo percorso di crescita? Era Tantissimo. stimolante? Sì, perché io lo chiamavo e lo chiamo di Nelson, no? Perché avevo un po' di intimità, perché lui giocava come un fratello in nazionale. Un paio di volte ci siamo beccati le nazionali giovanili con quella prima squadra e avevo un po' di intimità con lui, no? Era bello perché lui era estremamente tecnico, no? Era una cosa pazzesca da vedere allenare, lui faceva delle parate, faceva delle cose proprio con una semplicità incredibile e per me mi ha aiutato tanto perché io lo guardavo molto, 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 cercavo di capire i suoi movimenti, i suoi pensieri per fare le parate e ti dico, è stato per me fondamentale. Perché dopo, quando sono riuscito a giocare più spesso, tante volte, no, non che ho fatto le parate come le sue, però più o meno i gesti tecnici cercavo di fare uguale, e tante volte mi è venuto bene, dai. E secondo te, rispetto a quando è iniziato, il ruolo del portiere rispetto al giorno d'oggi è cambiato molto? Ora si gioca molto di più con i piedi, praticamente tutti i giocatori giocano con i piedi. Magari nel calcio dei primi anni 2000 era un po' diverso, anche se la scuola brasiliana ha sempre avuto portieri bravi con i piedi. Come valuti questo cambiamento? C'è stato così marcato oppure no? No, guarda, è stato veramente un cambio importantissimo per il calcio in generale, diciamo così, perché fino a 92, non so quanti anni hai, però io ho già i miei anni, diciamo così, mi ricordo che arrivava a un certo punto non c'era più partita, perché il portiere buttava la palla al difensore, il difensore buttava il portiere, quello lì prendeva con la mano, scendeva giù. E quando hanno cambiato queste cose, il calcio è passato a essere molto più dinamico anche per i portieri, no? Però ti dico, di tanti anni che hanno cambiato la regola, solo diciamo all'inizio degli anni 2010, 2011, 2000, vai, 2009, 10 che hanno iniziato a fare le uscite basse, diciamo così. E ti dico, pochissimi allenatori portieri facevano dei lavori specifici per la partenza da dietro, no? O lavori specifici con i piedi. Quelli portieri che giocavano con i piedi, che erano bravi, erano perché era naturale per loro giocare con i piedi. Però oggi no, oggi sono tanti portieri costruiti per giocare con i piedi. Non è una dote naturale, diciamo così, oggi. Per questo è stato un grande cambiamento. Io ho sofferto parecchio, sono onesto a dire, perché non ero mai stato forte coi piedi. Parecchie volte ho preso degli insulti pesanti di Gasperini e anche altri allenatori, perché non ero bravo coi piedi quando si doveva giocare un retropassaggio, non lo so, che dovevo aiutare un compagno. Però alla fine della mia carriera, allenandomi parecchio lì con Conte, con Allegri, i modi di giocare loro, ho migliorato tantissimo. Però è stata una cosa veramente importante nel calcio, diciamo così. Eh sì, assolutamente. Poi dopo, insomma, i tuoi anni al Corinthians, vieni in Europa, vai in Portogallo al Vitória Setúbal. Com'è stato per un ragazzo, eri giovanissimo, 22-23 anni, cambiare continente, andare proprio lontano da casa?
Come è stato? Che ricordi hai di quel periodo? Guarda, un bellissimo ricordo di Portogallo. Voglio tornare un giorno da turista, proprio da godermi il paese, perché è un paese spettacolare. Ho lasciato dei bei amici anche lì. E ti dico, per me è stato anche fondamentale questo passaggio lì a Portogallo, perché c'è stato un momento che sono arrivato e dovevo fare il secondo portiere, però mi allenavo bene, facevo tutto bene e un giorno mi arriva l'allenatore e dice: "Guarda, domani giochi te", che era la tassa di Portogallo, no? Tipo Coppa Italia. E mi ha messo contro una squadra che stava vincendo tutti i grandi di Portogallo a quell'epoca, vincevano tutte le partite perché giocavano sempre a casa. Vabbè, sono andato lì, abbiamo giocato, abbiamo vinto l'ultimo minuto con passaggio mio, che ho dato un calcio lungo così, rinvio lungo, gol. Appena finita la partita, l'allenatore dice: da oggi in poi sei il mio titolare". E proprio, sai, io venivo da un anno praticamente senza giocare. Come hai detto te prima, ero in Brasile, ora ero in Portogallo. Ero uno dei più giovani del gruppo e ho dovuto maturare molto in fretta, diciamo così, perché dopo di quella partita lì, la tassa di Portogallo, ci sono state solo squadre importanti fino alla fine contro il Porto. In campionato eravamo già salvi, ma quasi tutto il girone di ritorno era con le squadre che dovevano salvarsi. Allora erano sempre partite brutte, pesanti, che dovevo fare sempre 4-5 parate alla partita. E ti dico, quando sono arrivato già in Italia, avevo già un po' la casca, no? Un po' la cosa di tenere duro, di saper soffrire nei momenti importanti delle partite. E mi ha aiutato, questi 6 mesi di Portogallo mi ha aiutato a fare dopo un bel percorso al Genoa principalmente, no? Che sono arrivato in Serie B, e la Serie B quella era difficile, per questo periodo in Portogallo mi ha aiutato tantissimo. Eh sì, ti sei fatto esperienza, l'hai portata al Genoa e al primo anno di Genoa con Gasperini andate subito in Serie A. Che emozione è stata arrivare in una piazza che mancava, mi pare, dalla Serie A da 11-12 anni, arrivare subito in Serie A? Guarda, per me è stato particolare perché mio fratello è andato a Genoa 2 anni prima di me e non è riuscito, lui aveva un squadrone e non sono riusciti a salire. E noi con Gasperini lì avevamo una squadra più modesta, diciamo così, però con grande voglia di fare. Mi ricordo una partita contro il Cesena, abbiamo perso all'ultimo. Gol di Pellicori, ma proprio all'ultimo secondo abbiamo perso e giorno dopo a riunione c'era Pastorello, il papà, no? Che era dirigente lì del Parma, del Verona, ci ha chiesto una riunione e è venuto a dire a noi: "No, no, ma guarda, dovete imparare che un punto è importante", perché abbiamo perso 2-1. E conoscendo già Gasperini all'epoca, Gasperini era a fianco di Pastorello, stava diventando rosso, sai, tipo Hulk, sai, si stava trasformando. E lì mister ha detto: "No, no, non sono d'accordo con te, la mia squadra deve giocare sempre per vincere, me ne frego se abbiamo perso". E ti dico, lui ha detto: "Io vi dico una cosa, da oggi in poi faremo un filotto, non perderemo più e arriveremo ai playoff". E dopo quella partita lì, se non mi sbaglio, abbiamo perso solo contro Mantova, mancando 2 o 3 partite alla fine, 2 partite alla fine, se non mi sbaglio. E è stata pazzesca, perché dopo, sai, sali in Serie A con Napoli, che le tifoserie sono gemelle, dentro del Marassi, dopo 12 anni. Dopo abbiamo fatto il giro della città, abbiamo fatto, non lo so, il giro di Genova, centro Genova in 5 ore, non lo so, c'era tutta la città. Delirio. Era una cosa, io
se chiudo gli occhi mi ricordo fino ad oggi. Pazzesco, sai, veramente una cosa allucinante. Dentro di campo ho trovato, non lo so, una decina di amici miei che avevano invaso il campo, che ho trovato uno che c'era un pezzo della grama, un altro che aveva pezzo della rete, mi volevano prendere le mani. Guarda, una cosa allucinante, veramente una cosa. C'ho questo bellissimo ricordo di Genova, pazzesco, la gente pazzesca, veramente è stato molto bello. Cose belle del calcio. E il tuo rapporto con Gasperini com'era? Perché adesso lo stai descrivendo, è anche l'idea che abbiamo noi da fuori, che è un allenatore bravissimo, è stato uno dei primi a portare proprio la costruzione dal basso in Italia. È uno degli allenatori, insieme ad Allegri e a Conte, che hanno fatto meglio negli ultimi anni a livello italiano. E che rapporto avevi con lui? Com'era viverlo internamente nello spogliatoio da calciatore? Guarda, Mister era quello. C'è un film che è Dr. Mr. Hyde, sai quale film che ti dico? Che uno è pazzo, l'altro è buono, non lo so qual è, chiedo scusa, ma Mister era una persona così, se lo beccavi ad Arenzana a prendere un caffè, lo potevi prendere con lui, chiacchierare per ore, ma proprio un signore spettacolare, lo beccavi in campo. Era una cosa pazzesca, non sembrava neanche quello signore che avevi, sai, gentile, educato, tranquillo, che parla piano. Mister era pazzesco. Lui, secondo me, la qualità più importante di Gasperini è che lui ha un occhio che va oltre al giocatore, no? E lui capisce proprio dove quello giocatore può arrivare. E lui toglie tutto di quello giocatore e lo fa proprio esplodere. Se prendi i nostri Genoa, diciamo così, il primo anno di Serie A, eravamo tutti ragazzini, praticamente tutti sconosciuti, Paro, Boriello, Mimmo, c'erano un sacco di giocatori, c'erano un sacco di giocatori che nessuno più o meno conosceva e che abbiamo giocato sempre molto bene. Ti dico, pazzesco. Questa era la cosa bella di Gasperini. Però ti dico che con me lui era proprio pesante in allenamento. Proprio mi ricordo una volta che a Signorini, lì il nostro centro allenamento, il campo era brutto, no? Perché avevamo solo un campo da allenare, era tutto bruttissimo. E faccio un passaggio, esce un po' mascato così, e lui urla da centrocampo, Marubi, che cazzo di piedi di velina che hai? Dai, metti forza in questo piede muscio, dai. Allora lui ci prendeva parecchio con me, però sai, alle volte sai che è per il tuo bene, fai le cose senza nessun problema. Cioè, lui nel mio cuore, perché veramente è stato uno degli allenatori più importanti della mia carriera. Eh sì, poi tutta questa grinta che ci metteva, questi cazzettoni che faceva, i giocatori hanno parlato benissimo perché poi in Serie A avete fatto due campionati devastanti, un decimo e un quinto posto. Come è stato il salto dalla Serie B alla Serie A? Dalla Serie B alla Serie A? È stato molto visibile, tangibile a livello proprio tecnico anche con gli altri giocatori, oppure non hai notato grosse differenze? Guarda, io per me è stata più la fisicità delle altre squadre che erano già in Serie A parecchio tempo, no? Mi ricordo la prima di Serie A a Marassi contro Milan. Io non sono mai stato uno che mi impressionavo contro i miei avversari, no? Io pensavo solo a parare e va benissimo. Però nel tunnel, in un momento saluto Dida e guardo dietro e c'era Ambrosini. E mamma mia, Ambrosini, mica, le spalle larghissime, alto, sembrava, non lo so, una statua, no? Ho detto, mamma mia, ma questi sono grossi. Appena arriva Maldini, che era il capitano, che viene davanti a Dida, ho detto, mamma mia, è arrivato un altro, questo è veramente una statua, cioè, pazzesco, no? Però sai, dopo ti abitui, no? Mi ricordo che le prime partite contro queste squadre grandi,
Abbiamo fatto un po' di fatica più per la fisicità, veramente, perché erano veramente molto più forti di noi. Però, sai, dopo se la giochi, abbiamo fatto sempre delle buone partite. Mi ricordo che quell'anno lì abbiamo interrotto una striscia positiva dell'Inter che faceva sempre gol a San Siro e abbiamo pareggiato 0-0 con loro. Allora, è stata veramente bella. Questo impatto con la Serie A è stato veramente bello. Io sono interista come tuo fratello e in quegli anni a Genova avevi un certo attaccante molto forte, a noi interisti molto noto in squadra, tale Diego Milito. Quanto è stato allenante per te trovartelo in allenamento, poter confrontarti in allenamento con lui per poi andare a giocare la domenica in campionato? Guarda, Diego era fantastico, no? Lui aveva un'intelligenza per tirare in porta, un'intelligenza a guardare i difensori, i portieri, veramente pazzesca, no? Con lui era sempre divertente a fare tiri in porta perché lui sbagliava veramente poco la porta. E ti dico, è stato molto. Io, cioè particolarmente, no? Dopo quell'anno lì, quando lui e Motta sono andati all'Inter, io conosco Motta da quando avevamo 6 anni di età, no? Sai, quando vedi i tuoi compagni, i tuoi amici che vanno a un posto, che vanno a brillare, che vanno a stare anche bene, stai anche molto sono stato molto contento di vederli andare via, no? Però ti dico, stare con lui è stato un privilegio, anche se solo un anno è stato un privilegio perché mi ricordo delle partite che guardavi, lui era tranquillissimo dentro, serenissimo dentro del spogliatoio, appena entrava in campo diventava proprio una bestia, pazzesco, veramente una cosa allucinante. E nei derby non ho bisogno neanche di dire, cioè nei due derby che lui ha fatto abbiamo vinto tutte e due e mi ricordo, ti dico, la cosa più bella secondo me è quando lui fa le triplette, no, lì a derby, che vai così sotto la sud, cioè fin oggi la immagine, proprio lui Paladino che vanno davanti facendo i tre, pazzesco, una cosa allucinante. E poi una caratteristica di Milito era che nelle partite importanti c'era sempre, segnava sempre, quindi era la caratteristica dei grandi campioni. Poi Milito è andato all'Inter, tu dopo Palermo e Livorno sei andato alla Juventus. Che emozione è stata poter andare in una squadra così forte come la Juve, che ricordi hai i primi giorni e di confrontarti con uno bravo come Buffon, uno dei migliori, anche il migliore secondo me. No, guarda, ti dico che è stata per me una sorpresa perché io ero senza contratto all'epoca e Spinelli, che oggi è all'Inter, allenatore portieri, mi chiama e fa: guarda, un amico mio ti chiamerà, rispondi. Ho detto va bene. Dopo 5 minuti mi chiama Claudio Filippi della Juve, mi chiede come stavo, mi ha chiesto una riunione, sono andato a Torino, ho parlato con lui e lui fa: vediamo cosa succede. Appena arrivo, perché io ero a Bergamo quell'epoca a casa di amici, e appena arrivo a Bergamo il team manager della Juve mi chiama e fa: guarda, che domani deve venire a parlare con Conte. E ho detto: mamma mia, ora secondo me è vero, perché finché parli con l'allenatore portieri può essere o non può essere, magari era solo una chiacchierata. Allora quando sono andato a parlare con Conte, ho fatto un colloquio con lui di, non so, 20 minuti. E lui mi stende la mano, dice: ah, va bene, spero che ci vediamo presto. Domani l'allenamento è, non lo so, mi ha detto alle 10, sai. Allora ho detto: mamma mia, forse è vero che vengo alla Juve, no? Forse è una cosa che può essere veramente, che può succedere, no? E di nuovo, appena arrivo a Bergamo, mi chiama team manager e fa: guarda, domani deve venire a fare le visite mediche, perché ti prenderemo, deve stare qui. Allora sono tornato di nuovo e lì sono rimasto 4 anni. E per me è stata veramente una cosa bella,
Io mi ricordo quando sono arrivato, la prima persona che mi ha salutato è stato Gigi. E vedere la gioia che lui mi ha ricevuto mi ha proprio riempito di voglia, no? Di fare le cose al di là di quello che potevo fare, perché erano una squadra, secondo me, la più importante dell'Italia. È una squadra, è una società pazzesca di come è fatta, come è organizzata. Per questo i primi mesi per me, sai, era come un ragazzino andare, non lo so, un parco giochi tutti i giorni, era un sogno, no? Dopo un po' meno, diciamo così, no? Perché passa quella cosa, vedi che veramente sei lì e dopo lavori di un'altra maniera, però i primi mesi alla Juve era stata veramente una cosa veramente gioiosa. Prima stavamo dicendo che Gasperini era molto tosto, ma anche Conte non è uno che va proprio molto soft. Com'era Conte nello spogliatoio e soprattutto come erano i suoi allenamenti e i suoi ritiri? Perché ne escono di tutti i colori di giocatori che vomitano, è realmente così, è massacrante. Sì, guarda, mister, ti dico, con mister gli allenamenti non passavano di 1 ora e 20. Erano 1 ora e 15, 1 ora e 20, ci sono stati pochissimi che sono passati 1 ora e mezza, ma era di un'intensità pazzesca, ma proprio pazzesca, pazzesca, pazzesca. E ti dico, se noi giocatori non fossimo preparati bene fisicamente, non reggevamo. Per questo gli allenamenti fisici, principalmente per i ragazzi, era una cosa assurda, cioè veramente una cosa pazzesca. Secondo me, lo staff tecnico di Conte, ti dico di tutto, no? Carrera, Alessio, c'era Bertelli, Julio Tus, Duccio, Andrea, Bertuzio lì, ma ti dico, anche c'era, pa era pazzesco il lavoro che faceva il nutrizionista Filippi, cioè loro lavoravano in una sintonia pazzesca, per questo tutti gli ingranaggi, sai, venivano fuori alla grande. C'era Sassolin, che era Sassolino, che era il capo lì dei preparatori atletici. Loro lavoravano in una maniera pazzesca, che faceva dopo alla fine lui riuscire a fare girare la squadra come voleva lui. Per questo lui era un grande, è stato un grande veramente. E tu hai vissuto sia i derby di Genova, quindi il derby di Genova, Samp Genova, che soprattutto il derby d'Italia, Juve-Inter, avendo anche tuo fratello che ha giocato all'Inter, insomma, qualche anno prima del tuo arrivo in Italia alla Juventus. Qual è quello più sentito e come vivevi i giorni in cui c'era la sfida Juve-Inter con tuo fratello in casa? Cosa vi dicevate? No, guarda, mio fratello, noi siamo molto più noi siamo tranquilli, no? Diciamo così. E ti dico, quando dovevamo giocare Juve-Inter o Inter-Juve, vediamo cosa si fa, vediamo, sai, vediamo se andate bene o non andate bene. Mio fratello è rimasto lì all'Inter 2 anni. No, bene, bene, 97-98, 98-99, dopo è andato via al Bologna. Però lui ha vissuto parecchio bene, diciamo così, ha vissuto delle stagioni importanti. Fino ad oggi gli interisti ricordano di lui. Ha vestito veramente la maglia dell'Inter, no? Però, sai, dentro di casa vivevamo di una maniera tranquilla questo derby, no? Però ti dico, la cosa che lui 2 o 3 volte mi ha chiesto è stato il derby di Genova, no? Perché come lui ha giocato lì, non mi ricordo se lui ha giocato un derby o non ha giocato, ma sai, quando sei a Genova, la prima cosa che ti dicono, se c'è la Sampdoria nello stesso campionato, può andare anche in B, diciamo così, però il derby è sempre derby, deve vincere o morire per vincere, no? E lui mi ha chiesto sempre com'era. Ho detto: guarda, il derby di Genova è una cosa pazzesca. Giocare al Marassi, strapieno, con tutte e due tifoserie che
che si cantano tutto il gioco, tutta la partita, è pazzesco. Però ti dico, giocare anche a Derby d'Italia, essere presenti a un Derby d'Italia è una cosa speciale. Tante volte che sono stato lì al campo a vedere queste partite con questi giocatori, questa intensità, è stato bello, veramente delle belle esperienze, diciamo così. Assolutamente sì, sono entrambi due derby veramente incredibili. E volevo chiederti, quando eri alla Juventus, ovviamente il titolare era Gigi Buffon, e com'è a livello generale, non parlo proprio dell'esperienza alla Juve, ma con qualsiasi portiere, il rapporto tra i tre portieri all'interno di una squadra, soprattutto parlando dei giocatori, dei portieri magari che sono considerati riserve del titolare, come sono? Si aiutano? Oppure molto spesso c'è competizione, sana rivalità, oppure no? Allora, io ti dico che deve avere una bella sinergia, no? Perché lavori proprio fianco a fianco praticamente tutto il tempo. Se tu non hai una bella sinergia con i suoi compagni, dà problemi, no? I casini vengono fuori. Oppure se l'allenatore non lascia ben preciso chi è il titolare, no? La gerarchia, magari. Se non c'è questa cosa, nella disputa per il posto, magari può essere un po', non, come posso dire, non va bene, sai, perché alle volte può creare dei casini che non hanno bisogno. Io, per fortuna, quasi tutte le squadre che ho vissuto, giocando o non giocando, eravamo bei gruppi di portieri, no? Dove si poteva lavorare bene, uno aiutava l'altro e questo ci stava. Allora, non lo so, di tutte le squadre che sono stato, 2 volte ho beccato un trio di portieri, no, diciamo così, che era un casino. E dopo, sai, in campo riflette, no, i risultati del lavoro, sai, allenarsi con uno a fianco a te che ti vuole male, sinceramente, no? Nel vero senso della parola, non è mai bello. Perché giochi, se prendi un gol, sai che quello lì andrà a dire nel spogliatoio, andrà a dire dall'altra parte: oh, ma guarda, questo qua, come mai gioca questo, sai? E non è una cosa sana né per i portieri né per il gruppo. Però ti dico, con Gigi, con Marco, mi sono trovato alla grande, perché loro, diciamo così, sono molto più vecchi di me e mi trovavo proprio bene perché loro erano saggi, due uomini saggi, no? Due giocatori importanti, però gli uomini vengono prima, no? Diciamo così. E loro erano veramente intelligenti e avevamo avuto 3 anni insieme veramente pazzeschi, che uno guardava l'altro e sapeva che cosa quello lì stava volendo dire, era veramente bello. Dopo è arrivato Neto con un anno lì. Neto ha vissuto un po' di difficoltà, questa cosa di essere secondo di Gigi. Per tante volte ho dovuto stare vicino a lui, tante volte ho dovuto stare lì a spiegare come doveva comportarsi, come non doveva, come si poteva fare delle cose diversamente. Per me, ti dico, questa esperienza mi ha un po' succhiato le mie forze, diciamo così. Sono arrivato a fine anno che ero proprio stanchissimo perché dovevo gestire mo molto netto delle cose che lui faceva e anche le altre cose che ero già abituato a fare dentro della squadra, no? Per questo il mio ultimo anno alla Juve è stato veramente pesante. Eh sì, sicuramente se un portiere non è abituato, magari non ha tra le corde l'idea di fare il secondo, poi a Gigi Buffon, mica a Topolino, insomma, può andare in difficoltà. Capivo, stero io, però con Gigi deve stare proprio zitto, muto, seduto e basta. La Juve comunque quegli anni era veramente forte. Io sono interista, lo ripeto, sono oggettivo, però la Juve quegli anni era piena di giocatori fortissimi, Tevez, Pogba, Vidal, com'era Chiellini,
proprio in qualsiasi reparto erano fortissimi. E com'era proprio essere all'interno di una squadra così? Andavi al campo felice la mattina a allenarti, Sì. potevi ambire a maggiori trofei. Cosa si provava rispetto a una realtà magari come Genoa o altre realtà di provincia? Io ti dico, la cosa più bella della Juve è perché appena entri alla Juve ti dicono l'unica cosa che importa è vincere, no? Vincere è l'unica cosa che conta, diciamo. Per questo anche in allenamento andavi sempre a mille, perché in allenamento già mettevi la testa alla partita e sapevi che la partita doveva vincere. Per questo, sai, crea un'abitudine di vincere, 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 di stare sempre sul pezzo. E ti dico, per 4 anni sono stato veramente contentissimo di stare lì, perché ogni allenamento era sempre una cosa diversa. Non c'era mai un allenamento noioso, non c'era mai un allenamento dove dicevi, mamma mia, che pesanti. Erano sempre allenamenti bellissimi da fare, erano sempre allenamenti dove eri spinto a fare sempre il massimo, perché tutti volevano giocare, no? Gli 11 lì, diciamo, 4-5 erano sempre sicuri, gli altri cambiavano quasi sempre. Per questo la disputa della posizione era sempre bella, perché si allenavano sempre a mille. E stare in un ambiente dove praticamente a tutta la nazionale italiana, per me è stato bellissimo, perché sai, guardi, c'è secondo me la miglior difesa di tutti i tempi, tanto in una squadra quanto in una nazionale. Sai, vedere Barzagli allenarsi, vedere Chielo allenarsi, vedere Bonucci, vedere Gigi, dopo avere il privilegio di avere allenato con Andrea parecchio tempo. C'era una cosa bella da vedere, era una cosa bella da vivere. Per questo, secondo me, abbiamo avuto tanti successi. E ti dico, arrivare in una società, in una squadra che ha una rosa pazzesca e no, non, ha mai abbia, no, non abbiamo mai avuto un problema tra di noi, diciamo così. Non c'è mai stato un litigio, non c'è mai stato un battibecco, non c'è mai stato. In 4 anni che sono stato alla Juve, io ti dico mai, mai. Se c'era qualcosa, si sedeva, si parlava, ma tranquillamente si risolveva e tutto a posto. Per questo ti dico, la nostra forza era anche questa, di sapere risolvere le cose a modo nostro, dentro dei nostri spogliatoi, in una maniera sana, e i risultati venivano. Questa era veramente una cosa buonissima da vivere, bellissima da vivere. La caratteristica poi principale delle squadre che vincono, un gruppo fatto di persone professioniste che sanno come comportarsi. E Sì, sì, poi sì. invece dopo Conte arriva Allegri, continuata a vincere in quegli anni, è fatta anche una finale di Champions League persa contro il Barcellona dei Marziani. E com'è stato il cambio da Conte a Allegri? Sono simili come allenatori? Noti particolari differenze? Com'è stato il cambiamento? Ma per noi è stato un cambiamento importante, perché con Conte avevamo delle direttive belle precise, no? Delle cose a fare in allenamento e anche in partite. Le giocate erano sempre diverse, però si dovevano fare sempre quella cosa lì. Un giocatore all'altro aveva un po' più di libertà di fare quello che voleva fare, però erano delle linee guida ben precise. Già Allegri ci faceva ragionare di più, no? Lui dava un po' più di libertà ai giocatori, anche in modo di allenarsi, anche in modo di vivere dentro del spogliatoio. In allenamento era un po' più, diciamo, più libero, sai? Era un po' più sciolto. Però quando si doveva allenarsi era sempre a mille, come ti ho detto prima. Per questo erano diversi di una maniera o dell'altra, però alla fine il risultato era sempre quello lì, di allenarsi a mille per giocare a mille e vincere sempre. E poi invece
un'altra domanda, questa qua è una mia curiosità, sui tuoi numeri di maglia, perché tu sei un classe 82, però indossavi la maglia 83 o 34 nella tua carriera. Hanno un significato questi numeri Sì, oppure no? allora, quando sono arrivato a Genova c'era il sorteggio, no? Anticamente si faceva così, una riunione tra di noi, sorteggiavano i numeri. E quando sono arrivato, nel sorteggio nessuno ha preso, c'era Barasso forse che ha preso il numero uno, dopo gli altri portieri hanno preso così, un numero all'altro, non mi ricordo il numero. E io sono andato a fare una visita medica prima di firmare con Genoa e c'era Mattia, che era un massaggiatore antico lì del Genoa. E Mattia mi fa: Rubi, ma che numero? Mi stanno chiedendo che numero di maglia hai, che vuole. E ho detto: ah, ma non lo so, guarda, per me è uguale, io non mi tengo queste cose. E lui mi vede mia fede, all'epoca ero sposato con un'altra ragazza, e lui fa: ma chi è nata la tua moglie, no? Fai un omaggio a lei, metti 83. Allora ho detto: va bene, dai, metti 83. Per questo la mia prima maglia, 83, per tanti anni che ho giocato, era perché dell'altra moglie, no? L'anno di nascita di lei. E dopo alla Juve con 34, perché io sono un cristiano, no? Credo fedelmente in Dio, in Gesù Cristo. E il numero 7 è un numero perfetto, no? Diciamo così, no? Dentro della Bibbia sì, ci sono tanti esempi. Allora io volevo il 16, 1 più 6, no? 7, così. Non mi ricordo che c'era già questo numero. Allora Mauri, che è il magazziniere, che è stato mio magazziniere al Torino, mi conosceva bene, mi fa: Rubi, guarda, metti 34, è sempre 7, no? Metti 34. Allora ho detto: va bene, Mauri, dai, metti 34, e è per questo che ho avuto 34 per tanti anni alla Juve e 83 nelle altre squadre. Ok, curiosità tolta. Infatti non capivo perché leggevo 83, però tu sei un classe 82, infatti dicevo, boh, avrà sbagliato invece. Ma C'era sai, un motivo. tante persone mi dicevano: ma Rubi, sei un 83, vero? Ho detto: no, no, sono un 82. E non capivano perché avevo messo 83. Ora qualcuno ha saputo ora perché 83. Invece, tra i tanti giocatori forti con cui hai giocato alla Juve, c'era l'Apache Carlitos Tevez, che era un giocatore fortissimo, che molti paragonano a Lautaro Martinez, il nostro attaccante dell'Inter, che per alcune caratteristiche dicono siano simili. Tu chi preferiresti? Cioè, chi è secondo te più forte, si equivalgono? Io dico Lautaro per fede calcistica, però. Sì, ma guarda, io ti capisco perché Lautaro è ora il giocatore del momento, no? Sta facendo veramente bene, è il giocatore che sta trascinando l'Inter insieme a altri 3-4 giocatori importanti. Però io, conoscendo Tevez, tutta la storia di Tevez, io preferisco Carlitos, non perché abbiamo giocato insieme, perché veramente per me lui ha fatto molto di più che Lautaro ancora. Lautaro, secondo me, sarà in grado di arrivare vicino a Carlitos, perché ha proprio la personalità cattiva, lui è un bello leader, quello veramente trascinatore, diciamo così, oggi dell'Inter. La sua postura contro la situazione di Lukaku è stato esemplare, secondo me. Ti dico, tanta roba veramente Lautaro, ma rimango con Carlitos perché ho vissuto con lui anche un po' al Corinthians e dopo alla Juve. Io ti dico, passati tanti anni, la stessa voglia che lui aveva quando era giovanissimo al Corinthians, lui aveva con noi alla Juve. Per questo, uno che ha tanti anni, questa voglia è da applaudire veramente. Eh sì, Tevez ha veramente una personalità incredibile e ce l'ha tuttora, tant'è che se non erro è allenatore del Boca Juniors, giusto? Adesso, attualmente. Guarda, secondo me lui è stato per un periodo, ora è un'altra squadra. Ah, ok. Secondo me lui è già andato via lì del Boca. E a te piacerebbe allenare una squadra? Ti piacerebbe
questo oppure allenare in futuro? Guarda, io come allenatore mi vedo difficile, diciamo così, proprio come è un ruolo veramente difficile da fare, da gestire, è una cosa che non è così semplice, no? Io mi vedo e tante volte i miei ex allenatori portieri mi dicevano che avevo un buon profilo per allenare i portieri. Come ero un portiere tecnico, capivo bene le tecniche, mi dicevano sempre che io sarei in grado di insegnare, no? Di far crescere qualcuno in porta per tutto quello che ho imparato da loro. Vediamo, in un futuro prossimo, chissà, magari posso venire dai miei antichi preparatori portieri a fare un stage, magari stare lì vicino a loro da imparare ancora qualcosa, dai. Quanto è stato difficile smettere di giocare a calcio, abbandonare quel mondo? Guarda, è stato difficile, ma allo stesso è stato tranquillo, diciamo così, perché dopo la mia ultima esperienza al Genoa, il mio ultimo anno lì, ero già un po' giù, sai, non sapevo se continuavo o non continuavo, avevo ricevuto dei inviti per lavorare in cose dentro del calcio, ma fuori, no? Diciamo così. E sono stato un po' titubante all'epoca, no? Dopo ho ricevuto l'invito a venire in Brasile a giocare all'Avaí. E sai, io sono sempre stato uno che per giocare doveva avere le farfalle allo stomaco, no? Quella sensazione di cattiveria, sai, quella cosa. E io quando sono arrivato qui all'Avaí, a Florianópolis, negli allenamenti, nelle partite, sai, vivere le partite era proprio, non c'ero più questa cosa qua. E dopo in Brasile ho vissuto una situazione dove il mio preparatore portieri, con tutto il rispetto, non capiva una mazza. Ho fatto lo stesso allenamento di portiere dal primo all'ultimo giorno. Non ho migliorato niente, niente mi è stato aggiunto, diciamo così. E ho sofferto parecchio perché io ti dico, con tutto, se in una partita, non lo so, della Juve, del Genoa, non lo so, di tutte le partite, anche dello staff di Conte, di Allegri, se guardavo qualcosa e vedevo che nessuno ancora dello staff aveva capito quella cosa lì, magari andavo ad Alessio, da secondo di Allegri, ora che mi è sfuggito lì il mister, andavo e dicevo: mister, ma guarda questa cosa lì, stanno facendo così. E loro, che erano veramente dei allenatori pazzeschi, mi dicevo: grazie Rubi, grazie veramente, ora guardo, vediamo tutto. E io qui in Brasile per 2 o 3 volte sono andato a parlare con i secondi allenatori. Minchia, era come se stesse insultando loro che loro non avevano visto quello. Umiltà proprio zero. Per questo ti dico, ho sofferto parecchio perché, sai, ho vissuto parecchi anni in Italia, ho vissuto parecchi anni con i difensori pazzeschi, con gli allenatori pazzeschi. E loro qui non accettavano un consiglio. Allora, a fine anno ho detto: gioco, continuo a giocare se mi viene una buona proposta. Se non vieni, non passo questo nervoso di nuovo, perché mi viene qualcosa, cado in campo di nervoso. Non voglio questo. Per questo ho deciso di smettere, però sai, ancora. Ora la mia mente alle volte lavora tanto come ancora se fossi un giocatore, alle volte vedo le partite, vedo delle cose, parlo con i miei ragazzi come se fossi ancora un giocatore. Però è stato difficile ma tranquillo la decisione di smettere. Eh sì, dopo tanti anni non è semplice. È Rubina, vero. ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio e ti ringrazio nuovamente veramente per avermi dedicato questo tempo, mi fa super piacere.
Una domanda che faccio sempre a tutti è: quali sono stati i tre, due, uno, insomma, puoi dire quanti ne vuoi, compagni più forti che hai avuto nella tua carriera, i tre avversari più forti e il compagno più sottovalutato, che non ha avuto magari la carriera che meritava, nonostante qualità tecniche incredibili? Mamma mia, guarda, di giocatore che è stato con me, sicuramente Thiago Motta, Milito, e ti dico uno che secondo me lui era un fenomeno, però nessuno mai parlato tanto di lui, però Milanetto era un fenomeno per me. Omar era proprio una cosa pazzesca. Lui mi diceva sempre in allenamento: Rubi, gioca addosso a me, ma proprio gioca forte la palla addosso che risolvo io. E lui non perdeva mai la palla. Omar era proprio pazzesco. Ti dico, sarebbe stato molto facile, no, dire Chiellini, Barza, Andrea, Gigi, però ti dico, questi erano. Thiago Motta è un amico mio. Io 2 anni fa sono andato allo Spezia a vederlo in campo, tutta la tifoseria dello Spezia che urlava il suo nome, mi ha fatto grandissimo piacere, mi sono emozionato come un amico. Diego, perché anche lui ha giocato come fratello, ci sono un sacco di storie, però ti dico, sarebbe meglio dire anche altri giocatori, ti dico Quagliarella. È stato quello che mi faceva impazzire nei tiri in porta perché non sbagliava mai la porta. Dopo Andrea, no, Andrea Pirlo era pazzesco. Cioè, ci sono dei giocatori veramente pazzeschi. Ora, quelli che ho giocato contro, cioè Ibra sicuramente è uno di quelli che mi ha fatto piacere giocare contro. Ho giocato contro Romario, che lui era anche se era a fine carriera, ma proprio era una cosa pazzesca. Del Piero, giocare contro Del Piero quando all'epoca che lui tirava punizione da rinvio da fondo da Gigi entrava in porta, era difficile da giocare contro di lui. E quello sottovalutato, sai. Purtroppo nel calcio ci sono parecchi giocatori che sono forti, sono sopravvalutati, sottovalutati. Però, secondo me, uno che era veramente forte e ha avuto più sfortuna, diciamo così, ma lui era un grandissimo giocatore, era Parro, che fa il secondo di Juric. Matteo era pazzesco, Matteo era una classe, una tranquillità, un passaggio, veramente era un giocatore allucinante, diciamo così. Purtroppo ha avuto dei infortuni, poteva venire fuori un grandissimo giocatore. Non hai detto nomi scontati, giocatori veramente fortissimi, ma anche giocatori magari come Omar Milanetto, che in pochi avrebbero detto, è veramente una bandiera del Genoa che sicuramente i tifosi genoani ricorderanno benissimo. Il grande Omar, mamma mia, Omar era pazzesco. Io ti ringrazio tanto per questa bellissima chiacchierata, mi ha fatto davvero piacere. Se in futuro vorrai tornare a parlare di calcio, della tua carriera, veramente sei sempre ben accetto, anche se hai giocato nella Juve, perché io sono interista, però oggettività e tifo sano ci vuole nel Ah, calcio. sì, no, ma guarda, quando vuoi chiamami, parliamo tranquillamente, sarà sempre un piacere. Grazie a te dell'invito. Sono a tua disposizione, quando vuoi. Ringrazio, saluta il Brasile. Ciao, ciao E ragazzi. ci sentiamo. Ciao, ciao, grazie mille, buonanotte. Buona Figurati, cena. ciao, ciao. Ciao, ciao.